A pochi giorni dalle elezioni politiche, gli imprenditori di ANEF, l'Associazione Nazionale Esercenti Funivari, si riuniscono in assemblea per fare il punto sul futuro, partendo dai capisaldi, i propri doveri verso la montagna, un territorio a forte rischio di marginalizzazione se non adeguatamente preservato e sostenuto. Gli operatori turistici e gli esercenti funivari sono i primi interessati alla conservazione delle terre alte perché vivono e lavorano in montagna. La cura del territorio e delle sue specificità è sempre più al centro dell'offerta turistica, sottolinea Maria Ghezzi, presidente ANEF, ma per noi impiantisti la conservazione dell'ambiente naturale deve necessariamente andare di pari passo con lo sviluppo economico e sociale. Ci deve essere data la possibilità di fare impresa. Alla vigilia della stagione invernale, dunque, gli impiantisti sottolineano il loro ruolo di cuore e motore dell'industria turistica della montagna. Anche per loro, però, le bollette sono aumentate, non raramente anche di 5 volte. Se apriamo in queste condizioni, dicono, saremo certi di operare in perdita. Si pone seriamente il tema della sostenibilità economica, perché per pareggiare gli aumenti dovremo proporre ski pass aumentati del 20-25%, cosa che chiaramente non faremo, ma che serve a dare una dimensione del problema. Sul fronte ecosostenibile a Cortina, il consorzio Cortina Ski World ha da poco lanciato il progetto Cortina Thinks Green, partendo dalle fake news e dai luoghi comuni legati all'impatto dello sci sull'ambiente. Dati alla mano, siamo andati a verificare la consistenza delle critiche che più spesso vengono fatte agli impiantisti, spiega Marco Zardini, presidente del consorzio degli impianti a fune di Cortina. Il risultato è che il consumo di foreste è ampiamente inferiore al rimboschimento naturale. L'acqua presa in prestito è una frazione infinitesimale di quella utilizzata in agricoltura nello stesso periodo, il tutto per un'attività che impiega una piccola frazione del territorio montano, portando un valore aggiunto incomparabilmente più alto rispetto a tutti gli altri lavori tradizionali di montagna, come la silvicoltura e l'allevamento. Thank you.